stamattina è stata consegnata alla Moncloa la risposta del presidente catalano Carles Puigdemont. In pratica non è una risposta, nel senso che Rajoy gli chiedeva semplicemente di dire se nei giorni scorsi avesse o meno dichiarato l'indipendenza della Catalogna, rispondere con un sì o con un no. Puigdemont ha scelto tutt'altra strada, ha scritto una lettera nella quale chiede un incontro con Rajoy e almeno 2 mesi di dialogo per discutere la situazione della Catalogna. È una lettera che non potrà soddisfare la Moncloa in nessun caso e che sicuramente darà il via oggi o nei prossimi giorni all'applicazione del 155, che è l'articolo della Costituzione con il quale Rajoy può intervenire in Catalogna, cioè inabilitare Puigdemont e nominare un governatore al suo posto. Nella lettera Puigdemont fa molte altre annotazioni, la più importante è quella che stamattina all'Audienza Nazionale a Madrid riprende il processo per sedizione contro Trapero, che è il capo dei Mossos, e contro i 2 leader dell'indipendentismo catalano, che sono Jordi Sánchez e Jordi Cuixart, entrambi anche loro accusati di sedizione. Bisognerà aspettare cosa succede nelle prossime ore, ma è molto probabile che la lettera di Puigdemont non soddisfi la Moncloa e che nei prossimi giorni Rajoy apra la via all'imposizione del 155.